Stiamo lavorando al nuovo singolo che è stato da pochissimo confezionato e che, se tutto va bene, presentiamo questa sera sul palco del Primo Maggio. Come si intitola, Andy? Si intitola Andiamo a Londra. L'hai composto tu? No, l'ha presentato Morgan e l'abbiamo rielaborato assieme. Sembra la ricerca di far sembrare un arrangiamento semplice quando in realtà non lo è. Cioè, partire da un'idea complessa e renderla sempre più semplificata. Il testo invece di che parlerà questa cosa? Di che parla questa canzone? È molto semplice, sono molte meno parole rispetto al solito. Bene, un messaggio invece, parliamo un attimo di società, di lavoro, di politica. Un messaggio sul 2015 e un messaggio, ecco, tu sei di dove sei? Scusa, Di Monza. Di Monza, vicino Milano. Sì. A Milano abbiamo visto in televisione una giornata tremenda. Una giornata nera. Vergognosamente tremenda. Cosa ne pensi? Penso che sia uno schifo. Proprio perché non voglio entrare in merito a non è mai successo ciò che c'è sotto Expo, ma penso che sia un pessimo modo di manifestare. Quindi tu ti dissoci ovviamente dalla violenza? Dal gesto violento assolutamente sì. Si parla di 300, chiamiamoli no Expo 2015, vestiti di nero che hanno devastato la città. Ho visto delle immagini, sì. Quindi una condanna dura, prego. Trovo soltanto un pessimo modo di portare avanti un'idea. Benissimo, quindi ti lasciamo e buon concerto. Buon Primo Maggio. Grazie. Dovrebbe essere una giornata di festa. E di pace, no? Grazie. Ciao.